Io credo sia un contributo importante che ti diamo. Oh, sì, sì, buongiorno. No, credo davvero sia un contributo importante, probabilmente, come dire, non scontato. Ci abbiamo, credo, riflettuto, no, senza credo, ci abbiamo riflettuto, non è affatto scontatamente perché Roberto è radicale. Lei ha detto che uno dei motivi per cui appoggia Giachetti è che conosce Roma, sì, ma non la conosce anche fin troppo bene. Ha fatto parte dell'entourage politico romano. Certamente. Io trovo che sia il, diciamo, candidato più adeguato. Non basta, non sono una fanatica del nuovo in quanto nuovo, il nuovo è solo nuovo, non è né buono né cattivo, va messo semplicemente alla prova. Quindi se devo fare un attestato di fiducia lo faccio a Roberto Giachetti. Penso altrettanto che abbia assolutamente bisogno di una presenza radicale in consiglio o nella giunta se sarà, perché io credo che questo sia una garanzia di buona amministrazione, di discontinuità e anche di una certa visione di questa città. Non c'è niente che mi irriti di più di quando la gente dice non vado a votare. Sì, io se penso, e anche a chi li invita a non andare a votare mi irrita ogni tanto. Brava. Le istanze radicali secondo lei oggi possono andare con il Partito Democratico, che è riuscito a stento a far passare una legge sulle unioni civili a metà? La mia impressione è che le istanze radicali vanno a stento ovunque, sempre e da sempre. E tutto quello che abbiamo conquistato per questo paese l'abbiamo conquistato al di là degli apparati di partito e facendo leva sui cittadini. Sui diritti civili potremmo fare un lungo elenco, cominciando anche dalla questione della mala giustizia, per esempio, perché una giustizia giusta è un diritto del cittadino in quanto tale. Quindi, insomma, lavoro ce n'è. Sì, io oggi mi trovo nella condizione di poter dire che non solo mi professo onesto, ma sono onesto perché ho potuto misurarlo anche in tante occasioni nelle quali ho avuto responsabilità amministrative. Io devo innanzitutto questo alla mia formazione nella Casa dei Radicali. Da una parte abbiamo la lista cattolica, dall'altra parte la lista radicale. Sono liste che rappresentano culture diverse, ma sono tutte liste piene di persone che amano Roma, la vogliono far riscattare e vogliono fare in modo che torni ad essere la grande città che abbiamo conosciuto. In questo senso la lista dei radicali è sicuramente per me anche un ritorno alle origini, è qualcosa che fa parte della mia formazione e qualcosa su cui punto molto. Giachetti, lei presenterà lo Sblocca Roma, 1 miliardo di investimenti col sottosegretario De Vincenti. Cioè, il governo è entrato a gamba tesa in questa campagna? Assolutamente no, lo Sblocca Roma lo presenteremo noi con tutta una serie di interventi che bisogna fare per sbloccare esattamente tante opere private che sono ferme per problemi burocratici. Il sottosegretario De Vincenti sarà presente semplicemente come supervisore di questa nostra proposta. Però un membro del governo? Ho capito, un membro del governo, ce n'è stato. L'altro giorno il membro del governo Rughetti ha fatto uno studio approfondito sul bilancio. Credo che abbiano il diritto di occuparsi di Roma, come è giusto che sia. Meglio quelli che si occupano che quelli se ne sono occupati con il patto della pagliata. Insomma, almeno queste sono cose concrete per Roma. Su quali istanze potrete andare insieme nel caso in cui Giachetti vincesse le elezioni? Pensiamo allo sviluppo dei diritti di partecipazione per i cittadini. Devono esserci continuamente, a nostro avviso, referendum consultivi che chiedono ai cittadini come orientarsi nelle scelte politiche di fondo. Come per esempio sul caso delle Olimpiadi, su cui non siete d'accordo. Lei è promotore del referendum. Io sono promotore del referendum, ma come ha detto Roberto Giachetti proprio qui, una volta conquistata la possibilità di far esprimere i cittadini, saremo schierati su fronti opposti, chi per il sì e chi per il no, ma importante è consultare i cittadini come è avvenuto in altre parti del mondo.